E bella a tutti raga, eccoci qua in questo nuovo video. Oggi siamo in un video tutorial di come scaricare ed installare la nuova versione di Smart Game Booster, sempre dell'azienda Yobit, però questa volta di iTop. Adesso praticamente questo programma l'ha comprato l'iTop, che se ed è l'azienda secondaria della Yobit. By Major Jax, aggiornata all'ultima versione che è la 5.3 0.670. Prima di tutto andiamo nel sito di Major Jax e scarichiamo da uno di questi tre link per Windows. Come vedete c'è l'icona in tutti e tre i link di Windows, quindi c'è solo per Windows. Questo programma vi ricordo che serve ad avere una velocità in più e un potenziamento in più durante delle partite di qualche gioco che giocate voi. Ecco. Scusate, ma oggi non sono molto al top, spero di riuscire a fare il video al 100% senza problemi, perché con questo audio di queste cuffie qua non è come di quelle classiche. Queste non le uso da un po', quindi per questo. Buono, vediamo. All'avvio dell'installazione, come vedete, preparazione Smart Game Boost. E vi ricordo, per questo programma vi consiglio di disinstallare il programma manualmente tramite pannello di controllo programmi e funzionalità, che è questo qua. Se non lo trovate da qua da destro, andate a cercarlo tramite la ricerca dello start. Buono, andate in programmi, programmi e funzionalità, e poi andrete a trovare Smart Game Booster, che è dell'azienda iTop. Una volta era Yobit Smart Game Booster, adesso è iTop Smart Game Booster. Quindi se lo scrivo nel titolo, diciamo, del video, è perché ormai è diventata iTop e non più della Yobit. Come vedete, facciamo accetta, mettiamo il percorso che vogliamo di installazione, io lascio sempre quello predefinito e facciamo avanti. Crea un'icona sul desktop, metti icona nella barra applicazioni e facciamo avanti. Noi ci sentiamo alla seconda parte non appena finisce l'installazione. Scusate, ma oggi non sono molto proposito, ho già fame, quindi per questo motivo dopo il video farò una bella merendina. A dopo. Bene gente, una volta finita l'installazione, lasciamo la spunta sua via Smart Game Boost 5.3 e facciamo fine. Vi ricordo che è già disponibile nel mio gruppo di VK il post dedicato a questo programma, così almeno lo andate a verificare, così trovate sicuramente qualcosa di utile tramite il mio post che ho fatto in VK aggiornato a questa ultima versione. Come vedete, questo è il sito. Tac, chiudiamolo. Buono. Adesso avviamo praticamente, dov'è? Eccolo qua. Questo è il Boost Into Gaming Mod. Praticamente questo è un programma in aggiunta a Smart Game Booster, che è praticamente, ci clicchiamo sopra e vediamo. Potenzia il tuo gioco. Praticamente se lo cliccate si attiva tramite solo da questo. No, sembra che non va. Ah, perché devo uscire, forse è rimasta aperta. Ah, te lo apri direttamente. Come vedete, questo ve lo apre direttamente a ridotta icona e poi vi attiva già il boost. No, adesso no, niente, sembra che non va. Bisogna avviare Smart Game Booster prima, vediamo se si avvia. Buono, adesso vediamo come usarlo. Vi faccio vedere io come usarlo. Se avete una licenza che avete acquistato, basta che andate su questo simbolo con la chiave che ho scritto registro e fate hai già un codice. Ci cliccate qua e copiate la licenza che avete acquistato. Bene, noi usiamo la free perché per quello che lo uso a me mi va bene anche la free e mi accontento. Come vedete, qua c'è la sezione boost. Ci clicchiamo sopra questo cerchio con il fulmine e si attiverà praticamente la modalità boost, cioè la modalità velocità. Il tuo PC è stato potenziato, come vedete qua c'è la sezione prestazioni, bisogna fare una volta ogni tanto una scansione per levare dei problemi tecnici che intasano magari le partite di gioco, dei giochi vari e così via.
Dipende se aprite un gioco e magari avete dei crash o lag, può essere dovuto a qualche cosa del PC, magari in background e così via. Come vedete, pulizia del sistema ha liberato 1 giga, come vedete ha levato 187 elementi, potete vedere i dettagli praticamente dei vari, praticamente non so, come tipo l'Explorer, cacce delle anteprime, tipo sporcizie, sono sporcizie varie che si accumulano nel PC senza nemmeno accorgervene. Come vedete, una volta finita c'è scritto ripara, facciamo ripara e il gioco è fatto. Qua praticamente c'è praticamente posizione sullo schermo, si può anche fare la registrazione tramite questo programma e mi pare, come vedete, cattura il gioco o registra partita con CTRL più Alt più V. Queste sono praticamente le due funzioni di questo programma per fare la cattura in gioco, cioè da una cattura come uno screenshot che praticamente catturate mentre giocate, vi fate la vostra copertina anche come sfondo per il desktop, un esempio, e questo per registrare la vostra partita. Qua c'è scritto posso eseguirlo, praticamente qua mettete i giochi che posso eseguire e praticamente li potenziate, tipo un esempio. Questi praticamente non ce li ho, quindi vediamo, My Friendly, vediamo se me lo dà, My Friendly. Eccolo, lo mettete qua, praticamente scheda grafica, purtroppo. Ah, vi dà i requisiti, praticamente vi aiuta a sapere quali requisiti servono per fare funzionare al meglio questo gioco. Un esempio, praticamente io non ho l'Nvidia GTX 470, ma ho un AMD che purtroppo non è, diciamo, 100% adatta, però a me funziona abbastanza bene. Come vedete, il tuo sistema purtroppo a 6 giga con in realtà memoria 8 giga, strano caso. Io ne ho 8, ma in realtà strano che me ne dà 6 qua. Consigliato 12, io ne ho 6 qua, consigliata e così via, un esempio. Poi c'è la guardia, possiamo fare una scansione nell'account guardia, praticamente il tuo PC è completamente protetto, facciamo un ricontrollo che praticamente c'è anche la guardia di sicurezza in questo Smart Game Booster. È un'applicazione molto utile per gli amanti da gaming e per chi gioca praticamente tanto al computer con dei giochi vari, e quindi questo è un programma per avere una fluidibilità, una velocità in più e un potenziamento in più durante una partita di quel gioco che avete avviato, un esempio. Non so se mi sono spiegato bene, ma purtroppo oggi sono un po' in intasamento con un po' di polveramento, tutta colpa della mia azienda che non c'è l'aspirazione, quindi purtroppo capita. Come vedete, la versione corrente è 5.3.0.670, è l'ultima release che è uscita 2 giorni fa, ma ieri ero talmente stanco e non ce l'ho fatta. Oggi ho detto dai, lo portiamo, anche se non sono al 100% in forma, ho cercato di portarvi questo video anche se sono praticamente oggi cap out, però vabbè, comunque non c'è tanto da spiegarvi, però bello che vi dà praticamente, se si può eseguire, vi dice se questo gioco funziona bene nel vostro PC oppure non funziona 100% alla grande, quindi vi dice i dettagli. Tipo, volete vedere FC24, un esempio? No, non ce l'ho installato, quindi per il momento non me lo dà. NBA, incredibile il gioco di NBA 2K21 che avevo acquistato tempo fa su Epic Games Store quando era gratuito, praticamente è completamente funzionante, ottimo, non me l'aspettavo. Facciamo un'altra prova e poi vi saluto. Vediamo cosa possiamo verificare. Verifichiamo Rocket League, vediamo Rocket League 100% funzionante perché vi leva 2 giga di memoria, anzi 2 giga di memoria, quindi non è nemmeno. Ah, qua purtroppo no, perché se vai nei consigliati non va bene, invece se vai nel minimi di requisiti minimi allora funziona, va bene per il PC. Bene gente, io con questo video termino qua, scusate se oggi non sono stato perfetto
a spiegare le cose, ma purtroppo capita che a volte c'è la settimana che non si è al top dei top. Quindi spero che vi sia piaciuto e vi sia stato di vostro interesse. Vi invito a lasciare un bel pollice in su, ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando, attivate la campanella per ricevere tutte le notifiche nei miei prossimi video, e seguitemi dai social. Se volete fare una piccola donazione tramite il link di PayPal, tutti in descrizione trovate il link dove potete donare. Bella raga, un saluto, un abbraccio, vostro Mirkovic by Tag. Ciao ciao e bye bye, alla prossima.